Lista 50 anni fa, qua sotto si partiva con gli stivali, un secchio e la pala, e come tutte le matricole universitarie, come molte matricole universitarie, si andava a spalare i danni dell'alluvione, quindi esattamente 50 anni fa. Fu invitato da Claudio Bottinelli a fare un'intervista in redazione. Lì conobbi anche Mero Marraccini, da cosa nasce cosa, insomma da lì sono rimasto attaccato a questa professione che mi piace molto, anche se poi l'ho dovuta per scelte di vita parzialmente abbandonare. Ho fatto giornalismo a livello sportivo, a livello locale, ho fatto poi successivamente l'addetto stampa al comitato provinciale del CONI, ma sempre tenendo ben presente che la mia radice era proprio la maremmanità, quindi in tutte le cose diciamo così ero molto tifoso della Maremma. Di nascita. Ecco, io qui sono in mezzo a gente che è innamorata della sua terra, e per carità non si discute né Paolo Pisani, né Luciana Follini e neanche Stefano Innocenti, che per tradizione familiare ha sempre dedicato molto spazio alle vicende locali. Perché ho fatto questo libro? Perché appunto mi piaceva queste tradizioni, che una parte di queste tradizioni che derivano dal linguaggio stesso, proprio dal linguaggio, non fossero abbandonate. Qui, ora il discorso è un po' lungo, comunque quello che c'è da dire è che la parlata nostra si sviluppa essenzialmente in campagna. In campagna si lavora sodo, fino a qualche tempo fa la scuola era un po' sacrificata a questo lavoro, e di conseguenza se non si va a scuola non si scrive, se non si scrive non si legge. I latini dicevano verba volant, avevano ragione, e volando le parole piano piano scompaiono anche dalla memoria, così come dalla memoria rischia di scomparire questa parlata nostra, una parlata schietta, niente, tutt'altro che forbita, però come dire, sanguigna e veritiera. Allora ecco, per cercare di evitare, per dare il mio contributo a che queste tradizioni non vengano a sparire del tutto, ho messo insieme questa raccolta che, lo dico subito, non vuole essere né esaustiva né scientifica. Casomai io cercavo di dargli un taglio di simpatia, ecco. E quindi, per esempio, ho voluto utilizzare soltanto termini che in nessuna maniera si potessero rintracciare nei vocabolari della lingua italiana. No? E questo qui per dargli appunto un pochino più di caratterizzazione. Poi ci sarebbe da parlare del locale, del dialetto. Sì, se ne parla. Ecco.